2000 laureandi e neolaureati in una sfida che il patron di casa, Giampaolo Dallara, ha definito una sana competizione olimpica. Ma vediamo di cosa si tratta nel servizio di Mauro Del Grosso. Autodromi di Varano, Formula SAE, 2000 studenti di ingegneria da tutto il mondo si stanno confrontando in queste ore con i loro prototipi, soprattutto con tantissime innovazioni in campo elettrico e di nuovi materiali. Andiamo a vedere. Giampaolo Dallara, il padrone di casa qui a Varano, uno dei padroni di casa, un grande successo anche quest'anno. Padroni di casa no, supporter convinto di questa magnifica, stupenda e di più non altri aggettivi manifestazione dove ci sono sempre più ragazzi bravi, sempre macchine migliori e soprattutto queste università, queste comunità di giovani che si incontrano, che si scambiano le idee, che si aiutano, che si confrontano, forse è una delle poche manifestazioni dove c'è rimasto ancora lo spirito olimpico, perché qui l'importante non è vincere, ma è riuscire a partecipare, passare le verifiche, passare i test, far vedere di fare un prodotto valido, fare un prodotto fatto bene. Di fianco a fianco turchi, israeliani, russi, qui i problemi del mondo si dimenticano un po'. Sì, c'è veramente questo spirito, questo senso importante, insomma, di. Come dico, mi dà l'impressione che le competizioni olimpiche una volta fossero fatte in questo modo, quando vedo gli studenti di un team che aiutano l'altro in difficoltà, che non è pronto e che all'ultimo momento deve ancora fare qualche pezzo, è questa. A loro interessa partecipare, esserci, confrontarsi con gli altri, scambiare le idee, scambiarsi i progetti, farsi vedere quello che fanno. E questo è quello che è più sorprendente, queste comunità che si parlano. Queste comunità che si parlano è la cosa più interessante, secondo me. Qualche piccola miura si intravede in mezzo a questi prototipi. Si intravedono tanti giovani con voglia di fare che ci dicono che anche questo paese, anche gli altri, ma anche il nostro paese ha ancora delle potenzialità incredibili, ce la farà di sicuro, perché i giovani sono talmente bravi che sapranno superare tutti i guai che hanno fatto quelli della mia generazione. Romano Prodi, qui si respira un'aria internazionale, forse quell'aria che tutti cerchiamo e che si fa un po' fatica a trovare. No, qui è facile trovarla perché vedo che si parlano fra di loro, si copiano, si confrontano continuamente. Il problema è che mi piacerebbe vedere più italiani in forza, no? Cioè, sembra quasi che siamo in Germania, dalla diffusione e dalla forza delle squadre tedesche, però ci sono tutti i nord europei continentali, ci sono i russi, gli israeliani, gli indiani, i turchi, questo depone bene, ecco. Naturalmente c'è una bella differenza fra avere pace e collaborare un attimo, mi ha fatto impressione adesso. Siamo andati a questi simpaticissimi israeliani, mi hanno fatto vedere la loro foto mentre lavoravano in università, con il fucile dietro, mentre manovravano sull'automobile. Il fucile non ce l'hanno. Qui il fucile non ce l'hanno, fortunatamente, però ti fa impressione vedere come anche studenti, mentre stanno facendo un lavoro tecnico raffinato, eccetera, abbiano il fucile in mano. Vuol dire che è un mondo che ha dei problemi. Siamo a Varano. Varano ha alcune migliaia di abitanti, si parla più inglese forse che italiano, emiliano e parmigiano. È la provincia che potrà riscattare un pochettino questa Italia anche a livello globale, perché questo è un piccolo miracolo di questo comparto che è assolutamente di eccellenza. Ma è sempre stata la provincia a dar forza al paese. Qui però è un caso abbastanza particolare, perché la cosa che è abbastanza unica, è la creazione di strutture scolastiche molto specializzate. Quindi secondo me ci verrà un'attrazione forte perché giovani che fanno cose d'avanguardia, no? Informatica, nuovi materiali per automobili, eccetera, e che trovano delle scuole con occupazione assicurata, credo che siano molto attratti da questa zona, ecco.
ci sono altre zone italiane un po' peggiori. Ecco, se andiamo quasi a metà paese, 2/5 del paese sono totalmente fuori da questa cultura, quindi i paesi vanno forte quando c'è una grande diffusione del nuovo. Speriamo che Varano sia contagioso. Venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 21, è convocata presso il Centro Civico Peschiera di Bedonia l'assemblea dei soci del Consorzio Forestale del Monte Pelpi. Ovviamente gli interessati sono invitati tutti a partecipare. Due giovani artisti locali hanno dato vita ad una originalissima manifestazione che ha visto e riunito talenti locali in quel di Compiano. E a tal proposito vi ricordo, dopo il TG di questa sera, che trasmetteremo la versione integrale dell'evento. Gli Instabili Band, Matteo Unetti e Veronica Chiesa, hanno organizzato a Compiano l'11ª edizione di Siamo Tutti Artisti. Numerosi e preparati partecipanti che hanno riscosso molti applausi. Massimo Camisa. Greta Ferrari, Marco Cella. Mario Masala. Luigi Sturno. Davide Franchi. Franco Cella. Pancrazio Innocenti. Elena Molinari, Maria Zanelli, Daniele Del Grosso. Giacomo Serpagli. Livio Xotta. Sognando di te, la donna del mio destino. Mario Morrone. Giorgio Pezzani. Federico Tanzi Marlotti, Corrado Spagnoli, e un saluto del sindaco Sabina Del Nevo. Questo spettacolo ha chiuso questi due giorni di Expo, dove c'erano in mostra le eccellenze, e abbiamo dimostrato questa sera che di eccellenze ne abbiamo veramente tante nel nostro territorio, perché gli artisti che si sono esibiti questa sera ci hanno fatto apprezzare tutte le sfaccettature della gente che vive in questa valle.
L'interrogazione del gruppo consiliare di minoranza Nuovi Orizzonti in merito alla mancata partecipazione dei rappresentanti del comune di Bardi alla commemorazione dell'eccidio di Sidolo costituirà probabilmente il principale argomento di discussione nel corso della seduta del civico consesso bardigiano che il sindaco Valentina Pontremoli ha convocato per questa sera, martedì 2 settembre, a partire dalle 20:30. All'ordine del giorno anche la costituzione commissione consiliare consultiva per l'approvazione del piano strutturale comunale. Diamo un'occhiata al tempo previsto per la giornata di domani, mercoledì 3 settembre. Tempo instabile, tendenzialmente nuvoloso e minime previste intorno ai 15 gradi, le massime sui 23. Siamo a quello che sarà il palinsesto di questa sera alle 20:30 circa, come annunciato precedentemente, lo speciale Siamo tutti artisti, a seguire Atlas e poi la replica, come sempre, del nostro TG. Io vi ringrazio di essere stati con noi, l'appuntamento è rinnovato domani alle 19:30, Radio Teleappennino ringrazia, buon proseguimento di serata a tutti.